Ilaria, cioè, tu puoi immaginare la tua vita senza musica, la nostra vita senza musica, senza le radio che mandano la musica, i dischi, le cose che ci piacciono, i vinili, anche fischiettare, anche andare a un concerto, anche andare a sentire una persona che sul ciglio di un marciapiede ti suona un'arpa, una chitarra. Anche parlare con Alexa. Esatto. Con una cosa domotica, Alexa, mi metti Pino Daniele. Possiamo pensare che un mondo, una società, una città, un paese in cui non possa essere espressa forma artistica musicale, né in prima persona né ascoltarla, è un incubo, è una specie di un inferno bianco, un inferno che non emette calore ma emette freddezza, e questo posto c'è, esiste da qualche giorno e sta tornando ad essere l'Afghanistan, perché così come avevano fatto anche nel loro passato regime dal 96 al 2001, appunto prima dell'invasione americana, i talebani, che si professano studenti coranici e comunque o jihadisti o diciamo seguaci del vero dettame della religione dell'islamismo, cosa che poi vedremo non essere così, dicono basta, la musica è contare ai nostri dettami religiosi, quindi non ci va la musica, per cui hanno cominciato a chiudere emittenti radiofoniche, a parte il fatto che loro non vogliono nemmeno sentire una voci femminili tendenzialmente, no, anche poi... che parlino, figurati, no. un canto femminile. Ma vanno anche a uccidere i musicisti, no? È il caso del cantante folk afghano Fawad Andarabi, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, ucciso nelle montagne della sua terra, l'Hindu Kush. Sì. Suonava, no? Ci sono video di lui che suona, canta con questo strumento ad arco, diciamo, sì, ad archetto. Sì. Non so come si può definire, insomma, così. Allora, l'esatto nome di questo strumento non lo conosco. Canzoni che parlano delle montagne, della terra, degli amori, della natura, di quanto sì, è bello la. Insomma, le canzoni, non canzoni politiche. Tutto questo disturba i talebani. Sì, è stato proprio ucciso poi a casa davanti alla sua famiglia in maniera brutale. Allora, vogliamo capire tutto questo, cioè cosa c'è dentro la psicologia e anche alla politica di persone che mettono regole del genere. Lo facciamo con una persona che se ne intende. Parliamo di un professore di comunicazione presso l'Università Federico II di Napoli, che è proprio esperto di sociologia della musica. Lui si chiama Lello Savonardo. Buonasera, professor Savonardo. Buonasera. Allora, abbiamo fatto questa introduzione. Sì. Cosa c'è nella mente dei talebani? Perché lo fanno? Perché il regime talebano ha in odio la musica? Beh, dobbiamo innanzitutto dire che la musica contribuisce alla costruzione sociale delle nostre identità individuali e collettive, è un ingrediente di senso della nostra vita, attivo, che in qualche modo anzi è una tecnologia della memoria, del ricordo, riattualizza le tradizioni e l'appartenenza identitaria, ma genera anche innovazione e nuovi linguaggi, in qualche modo nutre le nostre emozioni, i nostri sentimenti. Senza la musica un pezzo della nostra espressione è censurata, è limitata e in qualche modo castrata. In realtà censurare la musica è un delitto alla libera espressione, all'essere umano in quanto tale. Per cui che cosa c'è nella strategia dei talebani? L'idea di castrare, di limitare qualcosa che in qualche modo apre elementi, che diciamo apre a nuovi confini. In realtà quello che stanno facendo su un piano politico, ma soprattutto vincolando il tutto alla religione, è tenere diciamo i confini molto stretti, molto chiusi di una vita sociale, culturale, politica limitata ai parametri, alle regole, alle norme religiose a cui si rifanno, senza dare la possibilità di aprirsi al mondo, ad aprirsi ad altre culture. La musica è tra i principali strumenti di contaminazione culturale, di apertura ai confini, alle visioni del mondo, e quindi limitare l'ascolto e il suono, diciamo, della musica significa sostanzialmente limitare la possibilità di libera espressione, di libera, certo, di libero nutrimento della propria identità e quindi anche di apertura verso il mondo. Ecco. Tra l'altro poi ci sembra di capire che questa interpretazione del Corano in cui sarebbe vietata la musica, forse sono ammessi solo dei canti in moschea, dei canti coranici, cioè i canti in cui sì, vengono espressi dei versetti del Corano. Non ci risulta che senza però gli strumenti musicali, però, no? Senza gli strumenti musicali, però non ci risulta che in altre società, grandi società musulmane, ci sia questo divieto della musica, cioè è una roba tutta un'interpretazione estrema.
Esatto, è un'interpretazione estrema e devo dire che in realtà in tutti i regimi totalitari, sia quelli diciamo su base politica che religiosa, la musica è utilizzata come propaganda, come legittimazione del potere, come diciamo consolidamento dell'idea di appartenenza alla patria, alla nazione intesa in modo totalitario. Quindi diciamo l'inno sacro o l'inno patriottico serve molto spesso al potere politico e dominante, quindi anche alle dittature, in termini di propaganda di consolidamento del proprio potere. In questo caso si è proprio completamente ciechi, perché la musica può avere anche questa funzione di legittimazione del potere, oltre che di sovvertimento del potere. E quindi sostanzialmente i talebani non la usano nemmeno in questo senso, ma soltanto per legittimare il canto religioso, e quindi vincolata anche la fruizione musicale o comunque l'esecuzione musicale solo ed esclusivamente ai parametri religiosi chiusi, certo. e che limitano l'apertura alle possibili verità del mondo, che non sono soltanto certo, però la cosa interessante che ci sta dicendo professore è che da una parte c'è un'idea di castrazione delle emozioni, no? Sì. Io ti tolgo la musica, tu non esprimi te stesso, no? Per cui voglio dire, ti tolgo una parte che è una parte di piacere, anche perché la mia idea della religione è che deve appiattire tutti i piaceri. Dall'altra però c'è questo discorso politico che lei fa interessante. Io ti voglio togliere questa cosa dal tuo cervello, perché la musica in fondo ci abitua a pensare, ci abitua a reagire alle emozioni, e quindi di fatto creiamo persone non più a tre dimensioni, a minori dimensioni. Esatto, cioè la musica nutre il nostro rapporto col mondo e con noi stessi, ci mette in armonia con il mondo ma anche con noi stessi, e tutto questo ci permette di essere in una condizione di serenità a tal punto che siamo in grado anche di aprire all'immaginazione, alla fantasia, in qualche modo a ciò che le musiche del mondo ci esprimono, quindi ponendoci altri punti di vista. Certo. Castrare la musica significa castrare ogni altro punto di vista possibile, e questo significa anche totalitarismo assoluto e castrare le identità individuali e collettive. E renderci tutti uguali di fronte a questo regime. Inquietante, però abbiamo cercato di capire di più cosa si muove dietro a questa scelta. Teniamoci la musica, perché la musica è segno anche di democrazia e di libertà. Grazie a professor Lello Savonardo, Università Federico II di Napoli. L'ultima cosa, la musica è anche un'opportunità. Sviluppo economico, cioè l'industria culturale e musicale genera economia, quindi non è soltanto nutrimento delle coscienze, ma anche dell'economia. Non sembrano molto lucidi in questo senso. Grazie professore, alla prossima, grazie mille. Alla prossima.